Continuiamo il nostro viaggio nel mondo delle ragazze della Minetti con Sissi e Rocco, 20 anni, qui da due stagioni. Intanto il nome, Sissi e Rocco, non suona molto italiano. Di dove sei? No, sono nata in Albania. La mia famiglia, insomma, siamo di origine albanesi. Siamo venuti qua, diciamo, quando avevo un anno, quindi praticamente sono nata qui quasi. Quindi ho fatto le scuole e tutto, sono praticamente, diciamo, italiana ormai. Sì, di passaporto italiano. Vissuto a Bolzano, a Modena, adesso qua a Vicenza. Trovi delle differenze? Beh, diciamo sì, abbastanza, parecchie differenze. Beh, innanzitutto prima vivevamo a Bolzano, come detto, poi ci siamo trasferiti a Modena per la pallavolo, diciamo, perché mia sorella era diventata alta, altissima, e di conseguenza hanno notato che anch'io poi pian piano cominciavo a diventare bravina, e quindi niente, siamo rimasti a Modena. Adesso qui a Vicenza. Quindi mamma nazionale albanese, sorella che gioca, tu che giochi adesso in A1, cioè, tradizione di famiglia. Sì, anche il nonno giocava in nazionale albanese, diciamo che è proprio una malattia ormai. Neanche una passione, ma è diventato proprio, diciamo, quasi un'ossessione. Insomma, non avresti potuto fare altro come sport. No, sicuramente, infatti. Emilia è conosciuta per il cibo. Sei golosa? Sì, sì. Allora, vivo insieme a Matea, a Ikic, poi l'altra ragazza, e entrambe abbiamo questa passione, diciamo, per il cibo. Sì, sì, abbastanza golosa. Si allora, veda. Golosa di cosa? Vabbè, oddio, un po' di tutto, comunque, diciamo, i cibi preferiti, poi, diciamo, quelle cose che si spizzicano così, sono la Nutella, ovviamente, come pensano tutte, però l'ho detto così. E nulla, insomma, la cucina comunque giornaliera è abbastanza regolata, nel senso che abbiamo una dieta, comunque cerchiamo di seguire bene o male i consigli così di un atleta, ovviamente. Però quando magari la sera, così dopo allenamento, siamo molto stanche. Sappiamo già dove trovarvi, esatto. In questo fine settimana, accampati a Cioccolando, no, praticamente. No. No, addirittura così no, però qualcosina ogni tanto. Tu sei stata in 3 città dove si mangia abbastanza bene. Esatto. Canederli, tortellini o bigoli vincentini? Tortellini, scusate, ma tutta la vita. Speck, zampone o soppressa? Oddio, speck. Perché comunque ho anche qualche origine bolzanina, insomma, del Trentino, dove lo speck è veramente quello buono. Sì, speck. Diamo un'occhiata a cosa tieni in frigo. Oddio. Vediamo cosa tiene una sportiva un po' golosa. Non me l'aspettavo. Va bene. Vediamo. Vabbè, facciamo vedere il freezer. Vabbè, allora questi sono cibi che porta mia mamma, comunque cibi, insomma, verdure, tutte cose sane che mi cucina lei, in modo che per comodità io a pranzo tiro fuori, ho già pronte le verdure, la carne, insomma. C'è niente lasagne, sacchetti no, di... No, vietato. Poi nulla, qui c'è del pesce che ha portato la mamma di Matea, che viene dalla Croazia, quindi diciamo... Quindi pesce buono da quelle parti. Esatto, tipiche. E vabbè, un po' di patate, insomma, così surgelate. Qualche surgelatino, qualche 4 salti in padella ci vuole. Qualcosina ogni tanto. La Nutella dove la nascondi? Non si può dire. No, la Nutella è qui, sì, esatto. Però vedi, è già a metà più o meno. No, niente, insomma, Nescafè, solite cose, un po' di miele, cereali, poi nulla. Tonno, lo adoro il tonno. Cioè quasi sempre, niente, piselli, olive, insomma, solite cose. Abbiamo scoperto un po' di segreti della cucina di Sissi, dai. Ce la caviamo. Io direi scopriamo qualche altro segreto, vediamo come si veste Sissi. Sex and the City, un ovvio. Classico. Sì, anche quella è un'altra ossessione, infatti
Sto collezionando tutte le serie perché adoro, cioè la adoro proprio come telefilm, è la mia preferita. Visto il film la prima sera o? No, allora il film mi manca, infatti tra una cosa e l'altra, un impegno e l'altro, non sono ancora riuscita, poi è andato via dal cinema, comunque adesso aspetto che esca la videocassetta e sarò la prima al blockbuster. La tua eroina delle quattro? Ah, Carrie, ovviamente, la protagonista, sì. Ci riconosco qualche volta, ma insomma indipendente, esatto, sì. Aggressiva, donna in carriera, ma neanche Beh, troppo aggressiva. Mi piacerebbe essere una donna in carriera, comunque sto studiando per poterlo diventare. Andiamo a curiosare anche in cosa si mette Sissi quando ecco. Esce. Vediamo. Vabbè, qui abbiamo vestiti, diciamo, tutte cose inerenti alla pallavolo, quindi magliette, joy volley, pantaloncini, tutte, ginocchiere, insomma, tengo tutto qui. E vabbè, diciamo che questa è la metà dei vestiti che ho perché questo armadio era troppo piccolo e metà è rimasta a Modena. Comunque, ecco. Vabbè, abbiamo visto cosina. La parte sportiva, esatto. La parte elegante, cioè quando riesci ad andare al Victory, sì. Come ti vesti? Allora, sono due o tre vestitini messi lì in fondo. Vediamo il vestitino sexy però. Lo devo tirare fuori. Sì. Sembra un po' esagerato. Questo si mette sotto. Questo è di Liu Jo, wow. Mi piace molto. E questo è sopra. In realtà nulla è trasparente alla fine, però insomma, così sembra molto, ecco. What's impossible they forgot? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything and as the surface breaks reflections fade. Allora chiudiamo con le domande classiche. Ecco. Un tuo pregio. La pazienza sicuramente, secondo me. Un tuo difetto? Dio, un mio difetto, dunque. Sono molto disordinata. Ora non si vede perché oggi è messo a oggi posto. Oggi ho messo a posto, però sono abbastanza disordinata. Vediamo lì uno Snoopy sulla luna. Sì. Quindi sogni, un sogno nel cassetto. Vabbè. Ti avrei risposto arrivare in Serie A, però sono arrivata. Diciamo che vorrei arrivare in nazionale, a giocare comunque in nazionale di pallavolo italiana e arrivare alle Olimpiadi, sogno nel cassetto. Insomma, hai 20 anni, quindi tanto tempo per realizzarli. Sì, speriamo. In bocca al lupo. Crepi. Tutti i lunedì alle 22 goditi su Palla Volley TV la sintesi delle partite del grande volley femminile Via 1 con i set più spettacolari della Minetti Vicenza. In esclusiva su TVA Vicenza alle 22 di ogni lunedì la Minetti Vicenza gioca per te